Stefano Buono, un cartello ricco di appuntamenti, la festa dell'unità e anche la vostra presenza sul territorio. Certo, la festa dell'unità che organizziamo a Montaquila sarà la prima occasione per confrontarci il Partito Democratico con la cittadinanza della provincia di Isernia. Del resto l'assemblea del Partito Democratico di maggio ha deliberato in tal senso e apriamo una conferenza programmatica per vedere quali opportunità di sviluppo ci sono e per vedere anche dove abbiamo potuto sbagliare e in che modo possiamo correggere la nostra programmazione. In effetti è un momento molto particolare per il PD e tante le figure in campo per ricostituire e rilanciare sul territorio la presenza. Momento particolare per il PD perché il PD a tutti i livelli è forza di governo e quando c'è una crisi economica forte è chiaro che la forza di governo è il partito politico principale. Patisce un momento magari anche di impopolarità, ma deve avere anche il coraggio di misure che siano impopolari perché deve costruire una proposta politica e non una proposta qualunquista e populista. In questa occasione noi avremo una 2 giorni dove parleremo nella prima giornata con ospiti l'onorevole Rotta e l'europarlamentare Cozzolino, che modo immaginiamo la riprogrammazione del territorio e il ruolo degli enti locali anche in virtù del fallimento della proposta di riforma costituzionale, quindi della programmazione di area vasta e del rilancio delle zone interne. Nella seconda giornata, che sarà molto importante, parleremo con anche con Teresa Bellanova, un pubblico dibattito del sottosegretario alle politiche sociali del lavoro, di quali sono le misure in campo che dovrebbero e devono rappresentare un'occasione, un'opportunità di crescita che il governo regionale e il governo nazionale in questi mesi stanno mettendo in campo. Insomma, un'occasione è quella dell'incontro culturale per poi affermare di nuovo la propria presenza e ricostituirsi sul territorio. Noi veniamo, è inutile negarlo, in un periodo nel quale, soprattutto in provincia di Isernia, il Partito Democratico è stato, per colpa di tutti, oggettivamente latitante. Questa è l'occasione per ricostruirlo, manca un segretario regionale, stiamo facendo questo sforzo per ricostruirlo, per parlare di politica, perché noi dobbiamo capire che al di là dei pettegolezzi e delle candidature o dei discorsi che ineriscono ad personam, l'importante è riconfigurare un partito che sia presente con le sezioni, con i militanti, con i simpatizzanti, con i dirigenti, che sappia fare una proposta politica da qui a 1 anno, a 5 anni, a 10 anni, perché il Partito Democratico è l'unica forza autorevole in Italia e sopravvive alle beghe delle singole personalità che ci sono a tutti i livelli. Franco Capone, un cartellone ricco di appuntamenti, una festa dell'unità, ma anche un'occasione di incontro, confronto e, perché no, scontro sul territorio. No, noi guardiamo alle cose sempre in termini positivi, il confronto non è mai scontro, ma è riflessione comune sugli argomenti che saranno oggetto della discussione. In modo particolare, nelle 2 giornate della festa dell'unità si discuterà dello sviluppo in relazione alle possibilità che gli enti locali hanno di intervenire e poi dell'area di crisi del lavoro e dell'occupazione giovanile. Quindi sono questioni di grande importanza che vedranno sicuramente posizioni differenziate, ma non scontro, semmai un confronto proficuo. In vista delle elezioni, in effetti un fermento notevole e soprattutto tante le forze in campo, ma riusciamo a impegnarci realmente sul lavoro e a risolvere il problema della disoccupazione e delle tante famiglie che in effetti soffrono in questo momento particolare? La situazione è drammatica, la crisi è ancora non ha soluzione, i ragazzi vanno via, c'è una situazione di grande sofferenza. Però ecco, ci sono degli strumenti come l'area di crisi e così via, che però richiedono comunque la presenza di investitori e di imprenditori che siano disposti a presentare delle proposte. Perché ecco, se noi limitiamo il ragionamento a che cosa possono fare gli enti locali o comunque gli enti territoriali come la Regione, ci accorgiamo che da questo punto di vista possono fare poco, se non creare i presupposti giuridici ed amministrativi perché il privato possa intervenire. Il problema della crisi del Molise è un problema di crisi della politica, ma di governance diffusa sul territorio. Qui bisogna ricostruire tutto, l'ITR, l'ADR, la SAM, la GAM di Boiano, hanno distrutto una classe imprenditoriale, hanno distrutto il sistema produttivo. E allora, se non ci sono risorse finanziarie private, è difficile uscirne fuori. Chiaramente la politica e gli enti locali devono fare la loro parte. La crisi economica non ha colore, non ha colore politico, ha soltanto un'esigenza, risolverla. In effetti, quali sono i vostri programmi e soprattutto quali i temi in occasione dell'appuntamento?
Saranno presenti esponenti importanti del governo come la sottosegretaria Bellanova, saranno presenti con noi il presidente Frattura, l'assessore veneziale, quindi saranno invitati anche le forze produttive e sindacali, proprio perché il confronto deve consentire di sviscerare i problemi fino alla fine. Insomma, si sta lavorando, insomma, io mi auguro che dei risultati ci saranno, ne va di mezzo la sopravvivenza di questa nostra realtà provinciale e regionale. Prima si parlava, ecco, della difficoltà, i ragazzi vanno via, il tasso di crescita demografica è negativo. E quindi, ecco, non c'è futuro se non ci sarà una forte inversione di tendenza proprio sul piano economico e sul piano della creazione dei posti di lavoro. Una o due giorni che sarà festa solo del PD o anche della gente? Ma della gente, noi ci rivolgiamo a tutti per stare insieme alle persone, perché il partito è un luogo di incontro, si fanno all'aperto e l'aperto è il luogo di incontro, è l'agorà. Quindi ci auguriamo che ci sia una buona partecipazione di pubblico. Vogliamo dire allora in questa occasione dove si svolgerà e quali le giornate e gli appuntamenti? Allora, i giorni sono 1 e 2 settembre, venerdì e sabato prossimo si svolgerà a Montaquila, dove un gruppo di giovani coordinati da Vittorio Rossi si sta adoperando per la piena riuscita della manifestazione. Hanno fatto le cose per bene e sono convinto, insomma, che l'edizione avrà successo. Michaela Fanelli, una due giorni intensa quella di Montaquila, ma anche un momento di incontro del PD. Un momento particolare per il partito. Sì, un momento positivo come tutti i momenti di discussione che porterà alle elezioni politiche e alle elezioni regionali, quindi un momento che va verso un autunno caldo. Noi abbiamo una proposta su dei temi molto chiara, ragioniamo di lavoro e di impresa proprio a Montaquila nell'area di crisi che ha bisogno in particolare in questa regione di essere rilanciata con il sottosegretario al lavoro. Un messaggio chiarissimo guardando ai giovani, guardando alle donne, guardando a chi ha perso il lavoro e chi lo cerca. E su questo il Molise come il Sud registra dei momenti positivi nel PIL e dei momenti positivi in senso di maggiore occupazione per quelli che sono i dati dell'agricoltura, dell'edilizia, dei servizi e del terziario. Abbiamo bisogno di robustire questa tendenza perché nelle famiglie si avverte fortemente il problema dei giovani che vanno fuori, non abbiamo il cambio generazionale soprattutto sulla fascia alta, quindi quelli che si laureano, e questo è un problema serio perché il cosiddetto brain exchange, cioè il cambiamento delle teste nel nostro territorio, diventa uno dei temi per guardare al futuro. È solo un esempio, il PD ragiona di questo e su questo trova molta sintesi, ragioneremo dello Ius Soli, dei migranti, dell'Europa, di dove va l'Europa con Cozzolino e con Alessia Rotta della riorganizzazione del partito, i nuovi circoli, ne apriamo uno a Montaquila molto forte, fatto di giovani, di energie nuove, e con questo quindi salutiamo positivamente il periodo che si apre ed è un periodo che sarà sicuramente vivace. Noi però discutiamo con le persone in piazza, in modo trasparente, invitiamo gli altri a sapere raccogliere la stessa sfida nello stesso modo, perché vedo un centrodestra appassito in questo momento, avvizzito con dei conflitti interni sulle persone, vedo anche i 5 Stelle che fra di loro hanno iniziato una bella carneficina interna, noi portiamo i temi nelle piazze dei nostri comuni, aspettiamo che gli altri facciano lo stesso per capire quali sono le proposte, quali sono le persone. Noi andiamo avanti con una capacità di proposta che credo sgomberi il campo da polemiche e da invece questioni secondarie che non fanno bene alla politica e non fanno bene al nostro territorio. Un autunno caldo, quello del PD, tanti programmi in campo e soprattutto le primarie. Ma le primarie verranno decise dal PD. Intanto l'Assemblea ha detto in modo chiaro di ascoltare i territori, di ascoltare i partiti della coalizione, cosa che ho fatto, e di verificare anche le regole. Io non ho altre candidature all'ordine del giorno, il Presidente della Regione ha detto correttamente che vuole una valutazione oggettiva sul suo operato e quindi è un candidato in campo, sempre in modo molto collaborativo, dando al partito la responsabilità di scegliere se questa candidatura è valida, ed è quello che stiamo facendo nelle discussioni di questi giorni, esaminando appunto area di crisi nel Basso Molise, territorio, riorganizzazione territoriale, Arriccia, le politiche giovanili e l'Europa. Ogni comune ha organizzato una discussione su dei temi molto puntuali. Adesso bisogna capire se ci sono altri candidati in campo, ho visto che qualcuno, l'MDP, Danilo Leva, aveva candidato Di Pietro, ho visto che Di Pietro si è sfilato giustamente rispetto a questa morsa. Adesso cerchiamo di capire se ci sono delle proposte alternative. Allo stato attuale non ne vengono
avanzate. Anche le regole dello statuto sono chiare, che se non ci sono controcandidature non c'è nemmeno modalità necessaria, quindi lo strumento è uno dei modi per affrontare i temi. Se ci sono idee fra di loro contrapposte, abbiamo idee diverse sullo Ius Soli, abbiamo idee diverse sull'area di crisi, abbiamo idee diverse sulla legge elettorale, abbiamo idee diverse sull'agricoltura biologica, allora se ci sono idee diverse vorrà dire che vale la pena confrontarsi. Dico a Roberto Ruta che ho trovato utile il suo lavoro per il Parco del Matese insieme a noi, quello sulla zona economica speciale insieme a noi, non vedo motivi di divisione e spero, e lancio nuovamente l'appello all'unità, che appunto di qui a breve per una capacità di lavoro e che riconduca una sintesi complessiva dai livelli nazionali a quelli locali. Abbiamo bisogno di vincere le elezioni perché abbiamo bisogno di affrontare ed affermare e concludere il percorso riformatore che abbiamo avviato. Un'ultima domanda, lei in effetti ha parlato di Riccia e ha fatto un bel lavoro, si potrebbe applicare lo stesso modello anche ad altri paesi del nostro meraviglioso Molise? La ringrazio perché sull'avvenire di oggi il mio comune, il nostro comune, la mia amministrazione va ancora una volta come un caso molto positivo, dopo il Corriere quindi l'Avvenire, con sensibilità molto particolari sui temi della solidarietà e del rapporto con gli anziani. Noi semplicemente abbiamo ristrutturato le case del centro storico per dare l'ospitalità agli anziani, quindi non casermoni magari fuori dal contesto umano, dal contesto familiare che in un centro storico che si recupera e quindi non si abbandona, trovano una loro forma più solidale di accoglienza col lavoro per i giovani. È diventato un caso nazionale e per fortuna la Regione Molise ha appostato oltre 20 milioni di euro per favorire l'ospitalità in alberghi diffusi. Il nostro non è un albergo diffuso semplice turistico, è un albergo diffuso per la terza età, cioè un vero e proprio borgo per rendere vivibile gli anziani, sanità soprattutto, assistenza sociosanitaria e integrazione. È fattibile, io credo che questo segnale forte venga anche dalla Regione. Noi mettiamo insieme 6-7 centri, abbiamo la possibilità di dare un segnale chiaro all'Italia e su questo saremo i primi. Due dati perché è importante caratterizzarli: il 25% della popolazione europea è anziana, è il segmento di popolazione che ha più risorse a disposizione ed è quello che cerca di più l'Italia. Mettiamo insieme, incrociamo questi dati e capiamo anche dove dobbiamo lavorare per attrarre persone che diano lavoro ai giovani nella nostra Regione.